Kawabanga ragazzi e benvenuti in questo primo Japan Live. Japan Live un po' alla cazzo perché ovviamente è fatto di notte, c'è stanchezza dietro eccetera eccetera, però volevo condividere con voi questo momento importantissimo. Praticamente ragazzi sono le, scusate se mi muovo in continuazione con la videocamera ma è un po' difficile, sono le 2.55. Che cazzo, le 2.55. Ho portato i miei giappoturisti, quelli che del mio tour, diciamo, del Giappotour 6, a un po' a vedere Shinjuku, un po', insomma, nella zona circostante all'hotel. Dunque li ho portati, visto che avevano fame, al 7-Eleven, il mio 7-Eleven che avete visto miliardi di volte nei miei video, dove anch'io mi sono preso qualcosa da mangiare perché non vedo l'ora di mangiare, sto morendo di fame. Uno può dire, beh Jim, potevi mangiare in aereo. Ragazzi, mangiare in aereo è una schifezza devastante. Cioè, odore proprio di non so che cosa, ma ti passa la voglia anche di mangiare. Poi tutta roba ricotta, ristracotta, cioè, babba via. Dunque ho saldato tutti quanti i pasti, non ho mangiato praticamente un emerito cazzo tutto quanto questi due giorni. E che dire, vi faccio vedere un po' la stanza? Sì, assolutamente sì, ragazzi, scusatemi, ecco io... in versione ciao ragazzi, ciao, quanto ok. Praticamente, faccio vedere un po' la stanza, è diversa dall'anno scorso perché? Perché praticamente abbiamo due letti, belli grandi, anche belli spaziosi, con un tavolino per cibarsi. Fantastica sta roba, scusate il disordine ragazzi, ma come vi ho detto siamo appena arrivati, tipo cavi in mezzo che ti ribalti se passi. Guardate anche la vista, se si vede, non si vede un cazzo. Ok, c'è troppo, no, non si vede un emerito cazzo, vediamo. Ah sì dai, un po' si vede. Ti viene voglia proprio di guardare fuori dalla finestra, mentre l'anno scorso se guardavi fuori vedevi un muro e dunque ti passava anche la voglia. Qua c'è ovviamente la televisione con impostato il sumo, cioè ormai vanno avanti di sumo. Guardate che bella sta stanza, anche tipo il tavoletto qua, molto molto carina. Un armadio che ci sta veramente il mondo, sai quelli americani. Guardate che piccolino che è, cioè non ci sta niente. Ok, l'armadio e il bagno che è più piccolo rispetto all'anno scorso perché ovviamente la stanza è più grande, dunque devono per forza ridurre qualcos'altro e hanno ridotto ovviamente il bagno, che comunque rimane carino con i suoi mille pulsanti strani del cesso tipo per lavarti il culo e quelle altre cose lì, e la doccia ovviamente sempre figa perché io adoro queste docce altissime, purissime e levissime, vedete? Il phon che non va nel merito cazzo come l'anno scorso, perché praticamente per asciugarti i capelli ci pieghi 3-4 volte di più rispetto all'Italia, una roba assurdissima, cioè praticamente non finisci mai. Anzi, spegniamo adesso la luce, scusate per il un po' sto video fatto la cazzo ragazzi, però come vi ho detto prima è il primo video. Adesso voglio vedere, faccio vedere un po' quello che ho comprato al 7-Eleven, poca roba perché avevo pure di star male. Ho preso ovviamente la Coca-Cola perché avevo una sete bestiale, poi ho preso, vediamo se riesco a tirarlo fuori, ok, il hot dog, quello dell'anno scorso ragazzi, guardate le salsa, la salsa buonissima, e come prezzo è anche buonissimo perché 125 yen con il cambio attuale, ricordo il cambio attuale, quello che c'è adesso il 19 settembre 2013, praticamente ti costa neanche un euro. E poi come dolcetto, credo che sia un dolcetto, mi sono preso questo qua, guardate che roba strana, guardate che adesso ovviamente assaggeremo tutta sta roba qua insieme ragazzi. Ovviamente ragazzi partiamo dalla Coca-Cola, è buonissima la giapponese, Coca-Cola giapponese è straordinaria. Proprio e quando dici vuol dire dissetante. Adesso ovviamente ragazzi passiamo subito a il ciboso, che questo deve essere veramente buono come l'anno scorso. L'ho consigliato a parecchi del tour e tutti sono stati molto contenti ovviamente perché sono buoni, veramente buoni. Quando uno magari non sa dove andare a mangiare o vuole risparmiare, roba del genere, per me i Dozon, cioè i 7-Eleven, i mini market e quelle robe là sono la cosa più importante, perché sono vicini diciamo a tutti gli hotel, bene o male ne si trova uno ogni 500 metri praticamente, sono aperti 24 ore su 24, sono sempre riforniti, la roba è molto fresca perché scade, tipo questo qua scade il 13 del 9, cioè il 21 del 9 del 2013, dunque tra due giorni, dunque sono veramente molto molto freschi. In più si spende pochissimissimo, dunque adesso andiamo a aprirlo insieme ragazzi. Aperto, aperto, alziamo su così, è difficile sempre far vedere la roba, dovresti avere un grandangolo gigante che io non ho, purtroppo. Ed eccolo qua ragazzi, mamma mia,
Facciamo un morso? Facciamo. E Marco Togna è un bastardo perché nei suoi video non mangia mai il panino. Cioè in questo momento, aspetta che c'è mia sorella che sta entrando. Secondo ragazzi. Perché Marco Togni non assaggia mai subito le robe che fa. Lui deve assaporarle, farle vedere, come sorella che passa dietro si schianta. Deve farle vedere, tipo fa così. Adesso imito Marco Togni che sicuramente mi darà ragione anche lui. Tipo prende il panino, no? Voi che state guardando questo video morirete anch'io lo voglio, tipo lo voglio anch'io, fa così. Perché questo panino è si inventa robe. Praticamente te stai morendo davanti al YouTube. Come dire, devi mangiarlo, ti prego assaggialo, dimmi com'è. Vero? È vero che fa così Marco Togni? È maledetto. E dunque io faccio tipo così. Questa crea, anche se fa così, e poi non lo mangia. E in quel momento dire, dai, ti prego, alzandolo. Proprio così. Vabbè, io ho una fame bestia, dunque ragazzi, lo mangio. Beh, come l'anno scorso, ragazzi, questi video del mangiare non hanno senso, no? Però veramente, sono buonissimi sti panini. E ultimo acquisto al 7-Eleven, ragazzi, è stato questo piccolo dolcetto giapponese. Penso, credo, spero sia un dolcetto, che costava soltanto 56 yen. Cioè, proprio veramente regalato, onestamente. E da tipo un impasto intorno. Adesso lo apriamo insieme e andiamo a assaggiarlo, perché mi interessa anche a me sapere che gusto avrà, se sarà buono oppure no, se mi farà vomitare oppure no. Vediamo, ah già si sta distruggendo praticamente. Mamma mia quanto delicato è. Oddio. Odore. Già, non è che sia buonissimo d'odore, però non so se dire se è buono oppure no, ragazzi, perché ha un gusto strano. Cioè, ha dentro tipo questa cremina. Non so dirvi se è buono oppure no. Ci deve fare l'abitudine, secondo me. Bene ragazzi, questo primo Japan Live è finito qui. Ci vediamo ai prossimi Japan Live, che sicuramente saranno migliori di questo, spero. E niente, buonanotte anche a voi ragazzi. Io andrò sicuramente a dormire adesso che sono ormai le 3:30. Bestiale. Dunque, ciao ragazzi, al prossimo Japan Live.